Negli ultimi 20 anni la rete ospedaliera non è mai approdata in consiglio, non vi è mai stato un dibattito in aula, non è stata mai approvata. Si è andata avanti con la vecchia impostazione della rete ospedaliera e con i decreti commissariali della parte in cui la gestione della sanità appunto era commissariata per motivi di extra deficit economico. E quindi è un momento storico perché innanzitutto l'aula si rappropria della sua capacità di programmazione. Ed è un momento particolarmente importante perché abbiamo finalmente certificato la nostra offerta sanitaria, ovvero quali sono gli ospedali di eccellenza assoluta e di secondo livello, quali sono gli ospedali di eccellenza e di primo livello, quali sono gli ospedali di base, quali sono gli ospedali di aree svantaggiate e di comunità e l'intera rete dell'emergenza e urgenza della nostra regione. Ciò sblocca anche i nuovi investimenti in materia di sanità con i nuovi ospedali che sono stati più volte ricordati in aula. Ci sono dei dettagli della rete che però diventano sostanza e che vanno ulteriormente modificati e precisati. Abbiamo dato mandato alla Giunta di migliorare ulteriormente la nostra rete, soprattutto superando questa legge insensata che non tiene conto dell'orografia dei territori, della distanza che c'è tra alcuni ospedali ed altri, ovvero il DM70. Il Presidente Marsilio è già riuscito ad ottenere molto nel confronto con i ministeri a Roma, adesso avrà la forza che gli assegna il Consiglio regionale per completare l'opera. Non abbiamo risolto i problemi della sanità, ma abbiamo fatto il primo passo per avere una sanità di grande eccellenza e che risponda ai bisogni degli abruzzesi e all'oneroso costo delle tasse che gli abruzzesi versano appunto per avere dei servizi di eccellenza. Spero che tra qualche anno da oggi potremo dire che le nostre liste d'attesa sono crollate e la nostra mobilità passiva è scesa a livelli accettabili, ovvero che tutti gli abruzzesi trovino un'offerta di salute nella propria regione.